Amici di Alex Carson, benvenuti a questo nuovo episodio dedicato alla stagione 1992-93. Torniamo in Serie A, dopo esserci fatti una scorpacciata di campionati esteri, torniamo alla Serie A, alla quarta giornata. Quarta giornata nel weekend 26-27 novembre, in questo caso settembre, scusate, prima naturalmente degli impegni di coppa che avranno le italiane. Per quanto riguarda i turni di ritorno, quindi attenzione perché il prossimo episodio sarà dedicato alle coppe europee, in particolare di nuovo a Napoli-Valencia. Abbiamo deciso di cambiare questo nome, appunto, nella serie, chiamarlo Diretta Gol, proprio per differenziarlo dalla Serie A 1984-85, che è tutto il calcio minuto per minuto. Questo perché? Semplicemente proprio per dare un nome diverso, insomma, alla serie. Partite interessanti oggi in questa giornata, andiamo a leggerle subito. Ancona-Napoli, Atalanta-Cagliari, Foggia-Udinese, Inter-Fiorentina, Juventus-Roma, Lazio-Genoa, Parma-Brescia, Pescara-Torino e la trasferta insidiosa del Milan a Genova, Sampdoria-Milan. Milan che è in testa al campionato per il momento, però vedremo come andrà a fine giornata. Quindi adesso andiamo direttamente ai campi con i primi tempi, ci rivediamo in studio per commentare i risultati parziali. Buona visione. Scusami, prendo la linea da Pescara perché il Torino si è portato in vantaggio con Aguilera. Siamo al quarto minuto del primo tempo. Alla primavera azione i Granata passano ed è una splendida combinazione quella che ha portato al gol Aguilera su invito su Torre di Casagrande. Ora lo vedremo dopo i festeggiamenti ai compagni. Azione che parte da Venturin, lancio lungo. Casagrande fa da torre, arriva Aguilera che di prima intenzione non ci pensa due volte e mette alle spalle del portiere. Lo rivediamo perché splendida la torre di Casagrande che sovrasta Mendy. Bello il sinistro al volo di Aguilera che porta in vantaggio il Torino. All'Adriatico il parziale è cambiato, Pescara 0, Torino 1. Attenzione, interviene Genova, la Sampdoria è in vantaggio con Vladimir Jugovic. Siamo al settimo del primo tempo, esultanza strana per Vladimir Jugovic. Ma la Sampdoria corona una bella azione partita da Eugenio Corini. Guardate Jugovic e Mancini come triangolano. Tiro di prima intenzione del serbo e la palla va alle spalle di Sebastiano Rossi. Lo rivediamo, guardate la bella intriangolazione che lascia sul posto Baresi. Jugovic non ci pensa due volte, gran destro e palla in fondo alla rete. Al Ferrari, parziale cambiato, Sampdoria 1, Milan 0. Prendo la linea da Ancona per segnalare il vantaggio del Napoli con Marco Ferrante. Siamo al trentesimo del primo tempo e il Napoli sfrutta quella che è stata una buona pressione offensiva negli ultimi minuti per portarsi in vantaggio qui al Conero. Vediamo l'azione che parte da Fausto Pari e viene conclusa da Marco Ferrante che sfrutta un rimpallo di Pecoraro Scanio che non controlla la palla a dovere davanti alla propria area di rigore. Marco Ferrante ne approfitta oggi sostituisce Careca e porta in vantaggio il Napoli qui al Conero. Dunque il parziale è cambiato, Ancona 0, Napoli 1. Scusami, prendo la linea dall'Olimpico. La Lazio è in vantaggio con Karlheinz Ridley. Siamo al 32esimo del primo tempo e la Lazio corona praticamente un dominio durato tutta questa prima mezz'ora del primo tempo. L'azione parte da Thomas Doll, oggi particolarmente ispirato. Beppe Signori vede l'inserimento di Karlheinz Ridley alle spalle di Signorini e porta in vantaggio la propria squadra. Soprattutto bello il passaggio di Beppe Signori, di destro non è il suo piede. Ridley si accentra, esterno destro e palla in fondo alla rete. All'Olimpico il parziale è cambiato, Lazio 1, Genoa 0. Interviene Genova, il raddoppio della Sampdoria con Moreno Mannini. Siamo al 34esimo ed è un'azione che si sviluppa da un calcio di punizione battuto dalla sinistra. Mannini sfrutterà un rimpallo di testa proprio tra lui e Rijkaard. Tiro di prima intenzione al volo e Sebastiano Rossi battuto per la seconda volta. Lo rivediamo, calcio di punizione. Palla che resta lì, nessuno se ne avvede, Mannini più lesto di tutti e porta la Sampdoria sul 2-0 qui al Ferraris. Interviene il Delle Alpi, Juventus in vantaggio con Andy Möller. Forse nel migliore momento dei giallorossi, la Juventus al 35esimo si porta in vantaggio
con una bella imbeccata di Andy Möller. Adesso andremo a rivedere il gol dopo tutti i festeggiamenti. La palla, triangolazione lunga, Antonio Conte vede l'inserimento di Möller in area di rigore, seguito da Aldair, ma troppo staccato di marcatura, e Möller insacca alle spalle di Cervone. Lo rivediamo, il grande lancio di Antonio Conte, Möller, diagonale secco, e porta la Juventus in vantaggio qui al Delle Alpi, 1-0 a favore dei bianconeri. Eccoci in studio per i risultati parziali dei primi tempi. Oggi pochi gol, partite molto bloccate, alcune molto interessanti, altre invece un po' deludenti. Tra l'altro, una piccola precisazione, vedrete tutti gli highlights delle partite comunque. Andiamo a vedere un po' quelli che sono i risultati parziali. Ancona Napoli 0-1, Atalanta Cagliari 0-0, Foggia Udinese 0-0, Inter Fiorentina 0-0, Juventus Roma 1-0, Lazio Genoa 1-0, Parma Brescia 0-0, a Pescara il Torino sta vincendo per 1-0 sui padroni di casa, Sampdoria ha clamorosamente in vantaggio per 2-0 a fine primo tempo sul Milan. Torniamo ai campi per i secondi tempi. Prendo la linea da San Siro, l'Inter è in vantaggio con Salvatore Schillaci al 50esimo esatto. L'Inter si porta in vantaggio, sicuramente aveva dominato il primo tempo e merita sicuramente questo vantaggio ad inizio ripresa. Il gol di Salvatore Schillaci è molto bello, ora andremo a rivederlo. Intanto lo vediamo festeggiato qui dai compagni. L'azione va subito in verticale, Nicola Berti slancia Schillaci nello spazio, batte con un secco diagonale Mannini che addirittura gli piega le mani, perché a quanto pare Mannini una leggera deviazione ce l'ha, ma non riesce a trattenere la palla e finisce in fondo alla rete. Insomma, a San Siro il parziale è cambiato, Inter 1, Fiorentina 0. Interviene l'Olimpico, ha segnato Gascoigne, primo gol appunto in campionato per l'inglese, ed era tanto atteso dai tifosi della Lazio, perché Gascoigne oggi in campo sta veramente giocando bene e forse si merita anche la segnatura. Scende Favalli sulla sinistra, siamo al 71esimo, vede l'inserimento di Gascoigne che prova al destro, non viene contrastato bene da Ruotolo e la palla finisce alle spalle di Tacconi per la seconda volta. Lo rivediamo, l'opportunismo di Gascoigne che tira di prima intenzione, non contrastato da nessuno, e palla in fondo alla rete. All'Olimpico Lazio 2, Genoa 0. Intervengo ancora dall'Olimpico perché il Genoa ha accorciato le distanze con Michele Padovano. Subito il Genoa ha rimesso le cose, ha cercato di mettere le cose un po' a posto. Van Schip serve Padovano che allarga sulla destra, cross in mezzo e ancora Padovano che anticipa tutti e palla in fondo alla rete. Splendido il colpo di testa di Padovano, movimento sul primo palo e anticipa anche il portiere. All'Olimpico Lazio 2, Genoa 1. Intervengo da Genova perché il Milan ha accorciato le distanze con Gigi Lentini, siamo al 76esimo e il Milan in questo secondo tempo sta attaccando veramente forte, però trova il gol solo adesso. La palla viene allargata a sinistra, cross di Maldini, Lentini taglia in mezzo e di testa anticipa Lanna per il 2-1. Rivediamo lo splendido cross di Maldini, Lentini anticipa tutti sul primo palo e porta il Milan ad accorciare le distanze sul 2-1. Scusami, prendo la linea da Parma. Parma in vantaggio con Faustino Asprilla su calcio di punizione, ed è una punizione splendida perché molto ravvicinata, che porta in vantaggio appunto gli emiliani. Vediamo il Tardini in festa, ma soprattutto una bella liberazione perché il Brescia stava giocando un'ottima partita, l'avete appena vista. Splendida punizione di Faustino Asprilla, bella tesa sopra la barriera che porta in vantaggio il Parma qui al Tardini. Parma 1, Brescia 0. Rieccoci di nuovo per i risultati finali. Poco è cambiato rispetto ai primi tempi. Oggi veramente partite abbastanza sul pessimo, mettiamola così. Ancona Napoli 0-1, Atalanta Cagliari 0-0, Foggia Udinese 0-0, Inter Fiorentina 1-0, Juventus Roma 1-0, Lazio Genoa 2-1, Parma Brescia 1-0, a Pescara il Torino batte Pescara 1-0, Sampdoria Milan 2-1. Il Milan incappa nella prima sconfitta stagionale.
Andiamo a vedere anche quella che è la classifica dopo la quarta giornata. La classifica vede il Milan perdere la testa della classifica. In testa a sorpresa la Lazio con 7 punti, seguono Milan, Torino e Juventus a 6 punti, Cagliari, Napoli, Inter e Foggia a 5 punti, Udinese, Ancona e Parma a 4 punti, Roma, Sampdoria, Atalanta a 3 punti, Fiorentina e Brescia 2 punti, Genoa e Pescara 1 punto. E ora torniamo ai campi per un breve riassunto di tutte le partite, ne vedrete anche gli highlights. Il Napoli sbanca Ancona e lo fa in maniera tranquilla, molto semplice, molto ordinata, soprattutto da grande squadra. Guerini a schiera una formazione, come vedete, un po' più offensiva, con Vecchiola, Zárate e Agostini come tridente, più Lajos Detari, convinto che forse il Napoli sarà un po' con la testa alla partita di ritorno di Coppa. Nel Napoli invece fuori Careca, dentro Ferrante, per il resto formazione confermata rispetto a quella che di solito si vede in campo ultimamente. Vedremo anche le azioni salienti, come ho detto anche nell'introduzione della giornata, perché appunto potete vedere anche com'è andata realmente la partita. Ferrante qui sfoggia un bel gol, lo avete visto anche prima, al 30esimo, grandissimo tiro e praticamente imparabile per Nista. Napoli in vantaggio, lo rivediamo anche qui con questo suggerimento per Ferrante. Qui Pecoraro Scanio non è impeccabile, Ferrante invece ne approfitta, gran destro, veramente imparabile per Nista. L'Ancona comunque non fa una brutta partita, anzi cerca di reagire subito, ha dimostrato comunque un buon gioco di squadra, ha dimostrato le stesse qualità che abbiamo visto anche a Firenze la scorsa giornata, con il risultato che però il Napoli è stato molto più accorto della Fiorentina e non ha sottovalutato l'avversario. L'errore della Fiorentina nella settimana precedente è stata proprio questa, perché il potenziale offensivo, come vedete qui, dell'Ancona è molto bello, molto pericoloso. Qui Agostini veramente ha il gol del pareggio in mano, sovrasta Tarantino di testa, ma è bravissimo il portiere del Napoli a concludere. Insomma, una buona vittoria del Napoli che sicuramente dà 2 punti verso l'alta classifica e non solo, proietta i partenopei con il morale giusto in vista dell'impegno di Coppa con il Valencia. Non è stata una partita bellissima quella tra Atalanta e Cagliari, sicuramente le due squadre hanno avuto modo di darsi battaglia nel primo tempo, nel primo tempo sicuramente meglio i padroni di casa, nella ripresa sicuramente meglio il Cagliari di Mazzone. Nell'Atalanta Minaudo arretrato finalmente al ruolo naturale di terzino sinistro, Lippi propone il tridente Rambaudi, Ganz e Perrone. Dall'altra parte invece finalmente torna Pusceddu in campo dopo la sosta di inizio campionato, dentro Cappioli a dare più sostanza al centrocampo, Moriero e Francescoli in appoggio a Oliveira. Vediamo un po' le azioni salienti della partita, quello che è successo qui appunto a Bergamo. Nel primo tempo, come dicevamo, meglio sicuramente l'Atalanta, Ganz abbastanza sull'indemoniato, subito il colpo di testa e subito Yelpo a neutralizzare la conclusione dell'attaccante atalantino. Attaccante atalantino che addirittura tra poco vedrete che proverà un'acrobazia, se ce la farà vedere. Prima il tiro di Bordin, deviato dalla difesa da Festa, che lo appoggia, fa in modo di appoggiare la palla al proprio portiere. Qui Maurizio Ganz prova il tiro dalla distanza, il tiro però viene neutralizzato in due tempi ancora dal portiere del Cagliari. Nella ripresa ci prova anche il Cagliari a delle sortite offensive. Qui Francescoli, bel tiro a giro e bella risposta del portiere di Ferron, che mette in calcio d'angolo, bella veramente la conclusione di Francescoli. Non succede più nulla, come avete visto, fino a fine partita, 1-0-0 che scontenta un po' tutti, soprattutto il pubblico accorso numeroso oggi allo stadio.
Ci sono 0-0 e 0-0. Questo è stato un bel 0-0. Al Foggia veramente mancato solo il gol. Sicuramente il migliore in campo, come vedete, di Leo dell'Udinese, perché ha parato tutto il possibile e anche qualche volta l'impossibile. Nell'Udinese Kozminski a centrocampo in un ruolo inedito, però coperto molto bene davanti, naturalmente, dell'anno dietro le punte Balbo e Branca. Nel Foggia, formazione invariata con due eccezioni, naturalmente il 4-3-3 spinto di Zeman, Sciacca al posto di Andrea Seno e Medford al posto di Biagioni. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni salienti, visto che la partita si è conclusa 0-0, e subito vi salterà all'occhio quante occasioni sbaglierà Kolivanov. Medford però al 22esimo si dimostra subito un ottimo rimpiazzo di Biagioni, bel tiro, bel sinistro, palla di poco a lato. La disperazione del numero 11 foggiano. Qui Bresciani ha un'occasione d'oro, si lancia in contropiede, rinviene la difesa dell'Udinese, il tiro finisce però sul palo. A botta sicura lo Zaccheria stava già esultando per il gol. Poi inizia ancora Bresciani, al 30esimo pasticcio di Sensini, si invola dentro l'area di rigore, il tiro però è abbastanza centrale, Di Leo para in tranquillità. Iniziano le azioni che coinvolgono Kolivanov, qui il colpo di testa è subito Di Leo, veramente fa una parata distinto, sul colpo di testa ravvicinato e molto forte e teso del russo. Ancora Kolivanov al 43esimo, Medford lanciato a sinistra, resiste a una carica, mette in mezzo, è tutto solo, il palo però aiuta il portiere dell'Udinese. Tra l'altro Kolivanov non in ottima postura del corpo per poter segnare. Ancora Kolivanov, guardate, arriva Grandini, mette in mezzo, cross bello e teso, Kolivanov manca veramente la porta di un soffio. Non succede più nulla fino a fine partita, le due squadre si battono e si ricontrobattono, sicuramente meglio il Foggia, però un punto che l'Udinese può considerare oro per come si era messa la partita. Oggi un Inter stratosferica, a tratti devastante, l'1-0 è riduttivo per i nerazzurri che oggi veramente hanno fatto una partita di grande livello. Dall'altra parte invece una Fiorentina oggi che è sembrata molto evanescente, una Fiorentina che non è mai riuscita a trovare un gioco fluido, tra l'altro Battistuta e Baiano perennemente lasciati soli, non supportati bene da Orlando e Laudrup. Invece dall'altra parte oggi Sosa e Schillaci si sono trovati benissimo insieme, soprattutto supportati da un grande Nicola Berti. Vediamo un po' le azioni salienti anche della partita, perché merita sicuramente quest'Inter di essere celebrata oggi, perché ha fatto un'ottima partita. Qui Bergomi, in una delle sue rare sortite offensive, cerca subito Salvatore Schillaci, capisce che oggi per il Totò nazionale può essere una giornata importante, ma viene servito al quarto, ma in area di rigore tiro debole. Qui Nicola Berti, grande tiro, e la risposta di Mannini è eccezionale, perché tiro violento abbastanza sull'angolato, Mannini reattivo devia in calcio d'angolo. Ancora Nicola Berti che cerca la gioia del gol, qui servito da Sosa di tacco, bella combinazione, il tiro però va altissimo. Nella ripresa l'Inter passa, Berti intercetta una palla in uscita della Fiorentina, il tiro di Schillaci piega le mani a Mannini e porta in vantaggio i nerazzurri. L'esultanza appunto di Totò Schillaci, che sicuramente vuole uscire dal periodo un po' grigio che sta vivendo dopo Italia 90. Il bel tiro, il bel diagonale, Mannini la tocca, però la palla finisce comunque in fondo alla rete. Ancora l'Inter ci prova, questa volta Ruben Sosa al 70esimo, servito da Mattia Sammer, il tiro però viene ribattuto da Gianluca Lupi. Non succede più niente fino a fine partita, l'Inter controlla agevolmente, la Fiorentina sicuramente dovrà, per lei è già la seconda sconfitta consecutiva e non è un buon inizio di campionato, considerando i propositi appunto della vigilia di questo campionato. In una delle partite di cartello di giornata la Juventus ha la meglio sulla Roma. La regola dei tre stranieri impone
naturalmente che si debba rinunciare a, qualcuno qualora si voglia inserire un altro straniero. Oggi Trapattoni rinuncia a Jurgen Kohler per inserire David Platt, quindi Carrera spostato nella posizione di Kohler. Dino Bajon continua questo esperimento atipico da terzino sinistro e cabina di regia affidata a Galia, supportato appunto da Conte e David Platt. Davanti, come al solito, Müller, Baggio e Vialli. Dall'altra parte cambia poco Boskov, tranne appunto davanti, che schiera Caniglia e Rizzitelli, supportati da Giannini. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni salienti della partita. Sicuramente la Roma molto meglio nel primo tempo della Juventus, anche se poi andrà sotto. Già al 14esimo Giannini ha un'occasione d'oro imbeccato da Rizzitelli fino al limite dell'area. Il tiro veramente va sul fondo, quasi un calcio di rigore. Un colpo di testa e un tiro di Mihajlovic mette i brividi a tutto il Delle Alpi. Gran sinistro e grande risposta di Peruzzi, che mette in calcio d'angolo. Bello il tiro del serbo, altrettanto bella la risposta del portiere juventino. Sul successivo calcio d'angolo ci prova ancora Sinisa Mihajlovic. Oggi in palla, il tiro però viene ribattuto dalla difesa bianconera. Bianconeri che continuano a subire l'iniziativa giallorossa. Un minuto prima Giannini sbaglia questo gol davanti alla porta, che finisce alto. Qui la disperazione del principe, che sa di aver fallito una buona occasione da rete. E nell'azione successiva, guardate, dialogo Vialli, Conte, Müller di prima intenzione. Conte serve Andy Müller, che batte con un secco diagonale il portiere della Roma, Cervone. Lo rivedremo ora da un'altra angolazione. Bello scontro tra Vialli e Benedetti. Conte vede di prima intenzione Andy Müller inserirsi, non ci pensa due volte. Troppo molle la marcatura di Aldair e palla in fondo alla rete. Dino Baggio ci prova al 44esimo. Grande colpo di testa schiacciato, grande risposta del portiere della Roma ad evitare subito la seconda capitolazione. Sarebbe stato un po' troppo nel primo tempo. Rizzitelli in pieno recupero ha una buona occasione. Il tiro va ancora fuori di pochissimo e mette i brividi al Delle Alpi. Nella ripresa ci prova anche Gianluca Vialli, servito oggi da un Baggio non proprio in forma. Tiro di Vialli parato splendidamente dal portiere della Roma e messo in calcio d'angolo. Sicuramente meglio la Juventus nella ripresa, che ha avuto modo di controllare più la partita, forte anche del vantaggio. Qui ci prova ancora Dino Baggio, il tiro però viene respinto da Benedetti. Ancora la Juventus all'81esimo, ancora Roberto Baggio, Vialli, Müller e Gianluca Vialli. Il tiro però viene smorzato da Amedeo Carboni e finisce comodo tra le braccia del portiere. Lo vediamo qui. Insomma, una Juventus che nel primo tempo ha saputo soffrire tantissimo. Alla Roma di Boskov è mancato veramente solo il gol, ed è un peccato, perché ai giallorossi oggi sarebbe stato più comodo il pareggio, anche visto quello che si è visto in campo. La Lazio coglie un'importante vittoria senza non qualche difficoltà. Soprattutto oggi Dino Zoff si affida alla fantasia, quindi dentro un centrocampista di sostanza come Bacci, ma soprattutto dentro insieme Thomas Doll e Paul Gascoigne. Dall'altra parte Simoni schiera Panucci in un insolito ruolo di centrale difensivo, nella difesa 4 con Torrente, Signorini e Branco. A centrocampo come al solito Bortolazzi e Ruotolo, coppia affiatata. Davanti deve rinunciare a Scuravi per Iorio. Sicuramente la Lazio ha fatto di più nel primo tempo, ma nella ripresa ha rischiato addirittura di capitolare verso il 2-2. Iniziamo subito a vedere le azioni salienti con la marcatura al 32esimo di Ridley, imbeccato da Signori. Bella l'azione del numero 11 biancazzurro, che vede l'inserimento alle spalle di Signorini di Karl-Heinz Ridley e porta in vantaggio appunto la squadra padrona di casa. Lo rivediamo qui, Signori che resiste alle cariche di Panucci. Guardate Ridley, bel controllo, il tiro di prima intenzione. Tacconi non può farci nulla. Alla ripresa ancora Ridley si mette in evidenza su un bel tiro. La palla viene respinta di piede da Tacconi. Il tiro era anche stato deviato da Bortolazzi.
Il raddoppio al 71esimo con Gascoigne, servito da Favalli. L'inglese si aggiusta il tiro, la palla va in fondo alla rete, splendida la rete del numero 10 inglese che tanto aspettavano i tifosi laziali. Bello il tiro di prima intenzione, la difesa genoana prova a chiudere, ma lui trova il varco giusto per mettere alle spalle di Tacconi per la seconda volta. Da questo momento la Lazio sparisce e c'è in campo solo il Genoa, che gioca 20 minuti veramente impressionanti. Torrente scende a destra, crossa in mezzo e Padovano, che aveva iniziato e allargato l'azione, movimento sul primo palo ad anticipare tutti e a spiazzare anche il portiere della Lazio, ed è 2-1. E al 90esimo Iorio mette i brividi a tutto l'Olimpico quando dal limite dell'area spara un sinistro di un metro abbondante fuori l'Olimpico, tutto col fiato sospeso, la disperazione del numero 10. Insomma, una buona vittoria per la Lazio, ma questo Genoa, se vuole, può dire la sua in questo campionato. Finisce 1-0 tra Parma e Brescia, finisce nel nome di Faustino Aspria, che ha risolto una partita che per il Parma stava diventando veramente complicata, complice anche l'ottima prova del Brescia. Il Brescia che si affida a Gheorghe Agi, Raducioiu e Sabau in supporto davanti, mentre il Parma oggi schiera come al solito la formazione tipo, ad eccezione fatta di Benarrivo al suo posto Matrecano. Sicuramente il Brescia punta sul fatto che il Parma abbia la testa alla partita di Coppa delle Coppe di ritorno che si svolgerà questa settimana con lui Pes Dosa. Qui Domini ci prova su punizione al 54esimo, la palla viene respinta dalla barriera, sulla successiva calcio d'angolo, guardate Agi, tenta il gol in acrobazia, la palla finisce alta. Bonometti ammonito per questo fallo dal limite che si rivela letale per il Brescia, perché Aspria trasforma il calcio di punizione. Lo rivediamo, vediamo la risultanza del colombiano, che oggi è sicuramente è il migliore in campo. Bella la punizione, forte e tesa, e Landucci non può nulla. E Aspria ancora un'ottima opportunità all'83esimo, si libera di un paio di giocatori, il tiro però è debole e va sul fondo. Il Brescia ha un'ottima opportunità all'87esimo, guardate Raducioiu, vede Mateut inserirsi, Mateut è entrato al posto di Gheorghe Agi, il tiro però troppo frettoloso, un metro sul fondo. E infine il giovane Hervatin è entrato al posto di Sandro Melli, ha una buona opportunità per mettere il sigillo su questa partita, e Landucci invece dice di no al giovane attaccante del Parma. Insomma, Parma che ritorna ai due punti dopo la brutta sconfitta la settimana scorsa. Il Brescia comunque ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Il Torino coglie una grande vittoria all'Adriatico contro comunque un Pescara mai domo, anzi un Pescara che sicuramente esce tra gli applausi del proprio pubblico e però al tempo stesso deve fare mea culpa sulle occasioni fallite. Galeone schiera davanti Massara e Borgonovo, supportati da Sliskovic e Allegri a turno, mentre per quanto riguarda il Torino fiducia alla coppia Casagrande-Aguilera, ma soprattutto in vista, sicuramente ci sarà del turnover in vista del ritorno col Norrköping in Coppa UEFA. Andiamo a vedere un po' le azioni salienti della partita, che hanno visto subito un Torino che passa in vantaggio al quinto minuto con Aguilera, parte da Venturin l'azione, lancio lungo, Casagrande fa da torre, gran sinistro di Aguilera che prende il palo interno e finisce in fondo alla rete, il vantaggio appunto del Torino, lo rivediamo, splendida la torre di Casagrande, si integrano molto bene questi due attaccanti. Tiro di controbalzo di Aguilera che prende il palo interno e finisce in rete. Il Pescara, il Torino cerca subito di sfruttare il contraccolpo psicologico e qui Casagrande prova una grande rovesciata dal limite dell'area, la palla va ampiamente sul fondo. Ancora Casagrande che oggi veramente ha fallito numerose occasioni da rete. Qui si gira il gran tiro e la risposta di Savorani altrettanto bella a mettere in calcio d'angolo. Tiro sul primo palo, atleta molto pronto il portiere del Pescara.
Ma Sara, qui ha una grande occasione, anticipa Pasquale Bruno, si presenta davanti a Marchegiani, il tiro è fuori misura. Nel momento decisivo Massara sbaglia un gol che sembrava praticamente fatto, l'Adriatico sembra stesse già esultando. Punizione di Scifo che mette i brividi all'Adriatico, ma Savorani capisce le intenzioni del belga, guarda, si muove in anticipo e prende la palla, una palla che era destinata in fondo alla rete. E qui Di Cara da calcio d'angolo ha un'ottima occasione, prendendo una ribattuta e un rimpallo della difesa, il tiro sul primo palo, Marchegiani pronto a mettere in calcio d'angolo. Bel tiro di Di Cara, bella la risposta del portiere del Torino. Ancora da calcio d'angolo, Mendy questa volta mette la palla alta di un buon metro abbondante. Guardate ora Vincenzo Scifo, lancio illuminante a tagliare il campo per Casagrande, che si presenta solo davanti a Savorani, e altrettanto bravo il portiere del Pescara a dire di no al numero 8 Granata. E ancora Casagrande all'86esimo, sempre sul lancio di Vincenzino Scifo, si fa largo da Mendy, tenta il tiro sul primo palo, ma Savorani chiude la porta e mette in calcio d'angolo. Insomma, è stata una partita vibrante, veramente molto bella da vedere. Per entrambe le squadre hanno sviluppato un bel gioco, il Torino si porta a casa comunque meritatamente i due punti. C'è voluta una grande Sampdoria per battere un Milan che oggi è apparso un po' confusionario, ma soprattutto oggi veramente, se si vedevano le formazioni in campo, si sarebbe pensato che Eriksson puntava a difendersi, considerando che schierava solo Mancini davanti, mentre tanti centrocampisti a supporto, a turno Lombardo, Bonetti, Vernizzi, Jugovic a sostenere il numero 10 che era avanti da solo. Dall'altra parte invece ci si attendeva un Milan molto più offensivo, schierando addirittura quattro attaccanti con Gullit, Lentini, Simone e Papin. Non è andata così, è sembrata molto più offensiva la Sampdoria rispetto al Milan, che oggi è apparso un po' giù di corda, forse anche i molteplici impegni tra campionato e coppa. Ma in vantaggio la Sampdoria al settimo, con una bella triangolazione Jugovic-Mancini che porta al tiro il serbo e il vantaggio per 1-0 dei blucerchiati. Esultanza strana di Jugovic, che comunque qui lascia sul posto Baresi, di prima intenzione in area di rigore, batte Sebastiano Rossi, oggi tornato al posto di Antonioli per l'1-0. Al 14esimo la Sampdoria cerca il raddoppio, scende Bonetti a sinistra, il cross per Invernizzi che fa un movimento da attaccante ma non lo è, palla sul fondo, e qui Mannini, altro non attaccante, che fa un gol da attaccante vero, sfruttando questo rimpallo sul colpo di testa, tiro al volo di pregevole fattura e la palla finisce alle spalle di Sebastiano Rossi per la seconda volta. Bello il tiro. Arriva troppo tardi Rijkaard per la ribattuta, 2-0 per la Samp. Samp che va vicina alla terza rete sul finire del primo tempo. Lombardo mette in mezzo, Mancini è completamente libero. Mezzo stadio grida al gol, ma in realtà c'è l'illusione del gol perché la palla passa vicinissimo al palo. Nella ripresa il Milan più dinamico e determinato. Qui Papin ha una buona occasione, il tiro però finisce fuori e dà un brivido al Ferraris. Al 76esimo invece il Milan passa, Van Basten, entrato al posto di Papin, allarga per Maldini, cross in mezzo, Lentini anticipa Marco Lanna, movimento sul primo palo ad anticipare tutti e palla in fondo alla rete. Non succede però più nulla, la Sampdoria riesce a difendersi con le unghie e con i denti e il Milan incappa nella prima sconfitta stagionale. Prima di salutarci, intanto vorrei ricevere i vostri feedback su questo nuovo formato e naturalmente capire su quale strada scegliere. Vi leggerò ora il programma della quinta giornata, anche se comunque il prossimo appuntamento per la stagione 1992-93 sarà dedicato alle coppe europee delle italiane. Quindi molto attenti, perché ci sarà il ritorno tra Napoli e Valencia, che trasmetteremo intero. Ora invece andiamo a leggere quello che sarà il prossimo turno della Serie A 1992-93 in weekend 4 ottobre 1992. Brescia-Foggia, Cagliari-Roma, Fiorentina-Milan, molto interessante come partita, Genoa-Ancona, Inter-Atalanta, Lazio-Parma, Napoli-Juventus, altra partita molto interessante, Torino-Sampdoria e Udinese-Pescara.
Amici di Alex Carlson, questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, naturalmente iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti e se vi è piaciuto questo video mettete un bel like. Un abbraccio fortissimo, ci rivediamo alla prossima con la stagione 1992-93.